Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha detto a me. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. In questo brano c'è una stupenda verità che sicuramente ci invita a cambiare la prospettiva, ecco, della vita cristiana. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserve, io non lo condanno. Meraviglioso. Meraviglioso perché noi tutti abbiamo avuto questa formazione, che se non accogliamo, non osserviamo la parola di Dio, siamo spacciati. Perché io sono venuto nel mondo non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Diceva una meravigliosa, stupenda verità. Cambia radicalmente il nostro approccio con la fede, perché noi abbiamo sempre avuto questa dimensione giuridica di Dio, giudice, Gesù giudice, Cristo Re, no? Cristo Re è il giudice, per cui Cristo Re è venuto a darci un comando, se non si osserva, se non ci fa, no. Il comandamento è l'amore, l'amore non si comanda. Ha in sé una forza per dire che è importante osservarlo, perché senza questo amore non si vive, come l'aria, come il mangiare. Cioè quello che condanna e ci uccide è la mancanza e l'inaccoglienza di quella che è la luce, di quella che è la vita. Ma non perché Dio ci condanna, perché noi non osserviamo. È meraviglioso questo. Diceva, cambia radicalmente la nostra impostazione di fede. E allora anche tanti nostri sacrifici, tante nostre preghiere, devozioni, non servono a placare Dio, perché Dio è già placato, Dio è sereno. Dio non lo so, noi vogliamo attribuire a Dio alcun ira, quella che è la drammaticità dell'uomo, quella che è la debolezza dell'uomo, quella che è la mentalità dell'uomo. Invece no, Dio è Dio, ha una prospettiva completamente diversa da come noi valutiamo i fatti. Io non sono venuto al mondo per condannare il mondo, ma perché abbiano la luce, vedano dove sta il bene e si convertano. La conversione è accoglienza, lo stiamo dicendo in tutti i modi. Sembra strano anche a noi stessi quando abbiamo scoperto che non bisogna fare chissà, ma bisogna solamente accogliere. Cioè sembra, no, mi pare troppo stupido qui. A noi stessi, a me, a voi. Dice, è possibile che il Signore da me non vuole proprio niente? E che ne deve fare di te? No, ma io qualcosa devo fare per il Signore, ma io tutto, tu poi tutta la nostra vita la leggiamo, anziché di essere un dono che Dio fa a noi,
è un sacrificio, un'immolazione che noi facciamo per Dio, per cui Dio si compiace, si compiace dei nostri sacrifici, delle nostre lacrime, delle nostre sofferenze. Questo è patologico, questo è patologico, attenzione. Pensare a un Dio in questo modo è triste, è molto triste. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio della misericordia, è il Dio del perdono, è il Dio della salvezza, non del giudizio, né della legalità, no? Né della giurisprudenza, né della legge, è il Dio dell'amore, che va al di là ed oltre quella che è la dimensione tipicamente umana. Umana. Noi stiamo in un'epoca di decadimento, perché abbiamo tolto all'uomo la dimensione spirituale. L'individualismo, l'autoreferenziale, che io tante volte vi dico, no? Ci ha privato di quell'opera spirituale di Dio, il dono, l'immersione della vita spirituale, e ci fa affrontare la vita con le nostre pugni chiusi. E chi guai a chi viene di fronte a questo pugno? No, si fa male, si fa male. Che si sbatte? No, invece il Signore ci dà una mano aperta, che possiamo accogliere la misericordia.